Gentili telespettatori, buona giornata. Pietro Senaldi parla di un piano del governo Meloni, una sorta di impronta identitaria. Vediamo che cosa ci racconta Pietro Senaldi, perché Pietro Senaldi è una persona intelligente, un giornalista intelligente. Dice così il giornalista che il governo, da quando ha iniziato il suo mandato, sta provando a dare un'impronta identitaria alla politica economica, con dei provvedimenti come l'abolizione del reddito di cittadinanza o la supertassa sugli extra profitti. Poi ci sarà l'incontro sul salario minimo, c'è stata la riforma fiscale. E così, nella trasmissione di La Sette, L'aria che tira, in collegamento con Francesco Magnai, commenta così l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva. E dice: ieri, infatti, il Consiglio dei Ministri è stato approvato il decreto Omnibus, che prevede, tra le altre cose, anche una tassa sugli extra profitti delle banche. Giorgetti ha portato una norma di equità sociale che è un prelievo sugli extra profitti limitato al 2023. Sono introiti che andranno ad aiuti per mutui sulla prima casa e taglio delle tasse. È una risposta all'aumento del costo del denaro, che è stato superiore agli aumenti in carico alle famiglie. Stiamo parlando di alcuni miliardi, dice Matteo Salvini. Quindi una politica economica sempre comunque verso, chiamiamo così, le classi meno abbienti, si può dire? E così Senaldi dice: si vede l'inizio di un'azione più decisa e orientata all'economia, che poi è il grande tema dell'Italia. Se non vogliamo permetterci la sanità pubblica, se non vogliamo riformare l'istruzione, che mi sembra non sia più all'altezza di un paese moderno, servono i soldi. Intanto vedremo la politica economica della Meloni come si sviluppa in questi 5 anni totali di governo. Insomma, è un governo che fa, è un governo che cerca soldi, perché fare una finanziaria ogni anno dove vuoi aiutare per le bollette, vuoi abbassare le tasse, vuoi fare tante cose senza soldi. Perché sì, non ci sono soldi e il PIL non è così in crescita, anzi sta andando indietro quest'ultimo trimestre, quindi i tuoi prestiti che hai, i tuoi debiti, in percentuale sul PIL aumentano, perché se il PIL diminuisce, i tuoi soldi di prestito, anche se non aumentano, la percentuale sì. Cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Voi avete prestiti per 500 euro al mese e ne guadagnate 2.000, quei prestiti incidono per il 25% sulla vostra entrata economica. Se però arriva uno stipendio dove c'è un conguaglio a dicembre, il vostro stipendio scende a 1.500 euro in quel mese e avete debiti sempre per 500 euro, l'incisione del debito sul vostro salario PIL diventa del 33%. Quindi, se il governo ha sempre gli stessi prestiti, ma il PIL diminuisce, l'incidenza del prestito è più alta. E quando l'incidenza del prestito è più alta, tu non puoi chiedere altri soldi a prestito, perché peggiori le cose. Mentre se tu hai lo stesso prestito, 500 euro, e il tuo stipendio era 2.000, diventa 2.100 euro, tu hai un margine, nel senso che, sapendo che prima i tuoi debiti incidevano per il 25%, adesso che il tuo stipendio PIL è più alto, puoi spendere e fare debiti per un totale del 25%, e il debito rimarrebbe invariato come percentuale, perché il debito si calcola così. Ecco come funziona. Se il tuo PIL cresce, non è che hai soldi in più, però il tuo debito diminuisce e quindi tu puoi prendere altri soldi a prestito e fare in modo che quel debito sia come prima al 25%, ipotizziamo. Ecco, non siamo nelle condizioni di poter fare altri prestiti senza che niente succeda, perché se il nostro PIL sta scendendo non abbiamo più i soldi per fare ulteriore debito
E così hanno trovato e hanno fatto la tassa sugli extra profitti delle banche, che porterà dei soldi per fare quello che il governo si era prefissato, portare avanti quello che era il taglio del cuneo fiscale, perché il taglio del cuneo fiscale era fino a dicembre, fino a questo dicembre, e pertanto tutto quello, se lo vuoi poi prorogare per un altro anno intero, devi metterci altri miliardi che arriveranno dalle banche. Naturalmente oltre questo non si potrà fare un granché, perché come vi dicevo, soldi pochi, devi metterci anche qualcosa per cominciare il ponte sullo stretto, perché cominci il ponte sullo stretto ma i soldi non ci sono, quindi per cominciare quel ponte devi avere qualche miliardo da poter dire avvio i lavori e poi spero nel trascorso dei mesi, quando mancano poi altri soldi per fare il ponte, io riesco a tirarli fuori da qualche parte. Ecco, perché una volta che il ponte è cominciato non è che puoi lasciarlo lì, cioè no, fermatevi tutti perché adesso non abbiamo soldi, dobbiamo aspettare che arrivano. E poi una volta che cominci il ponte devi andare avanti, e il ponte costa 15 miliardi. Ecco, la tassazione delle banche costa alle banche un 3, 4, forse 5 miliardi che arrivano nelle casse dello Stato, che però non sono tutti destinati al ponte, anzi sono destinati a pensioni e famiglie e imprese. Quindi capite che governare quando non hai soldi per nulla diventa davvero difficile. Quando hai la coperta corta, la tiri di qua e spuntano di là, tiri di qua e spunta di là, capite che è difficile governare un paese quando non hai soldi per fare assolutamente nulla. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, potete cercarlo, è un altro canale dove c'è un mio video ogni giorno, e poi dove puoi, se i video ti sono interessati, condividerli, perché i video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono poi disponibili dopo qualche ora nella pagina di Facebook che si chiama appunto Teleitalia. Ecco, così li puoi condividere con gli altri. Grazie a tutti e arrivederci, a presto.